Buonasera a tutti. Vedo che la Galileo si è trasferita in massa da Campi Bisenzio a Prato. Questa è la nuova filiale della Galileo. Sarà così? Non lo so. Ecco. Oppure no, insomma, sì, forse sì. Ancora no. Ancora no, però le premesse le stiamo buttando. Questa sera iniziamo con una bellissima conferenza su una storia della tecnologia a Firenze, e però ne parlerà poi il nostro ospite di questa sera, che sarà presentato da uno dei membri di Cafescienza di Prato, il fisico in piedi, no, però i nomi dopo li diranno loro. Allora, per incominciare, questa è la quinta edizione di Cafescienza a Prato. Abbiamo iniziato nel 2013, un po' in sordina, avevamo inizialmente 14 soci, siamo diventati 54 soci. Io spero che alla fine di questa stagione, cioè entro maggio, si possa arrivare almeno a 100 soci. Per noi è importante avere tanti soci, intanto perché questo ci sostiene, ci fa piacere e ci stimola a fare sempre delle cose interessanti, migliori e così via, ma soprattutto perché in questo modo, con le quote dei soci di 10 euro l'anno, riusciamo a completare l'attrezzatura che finora abbiamo comprato con le quote dei 54 soci, e c'è una parte cose che vedete qui sui tavoli, dalla cinepresa, computer, cassa, mixer e così via. E quindi è importante che vi iscriviate. Insomma, da stasera noi incominciamo la raccolta, insomma. E non solo incominciamo la raccolta, ma incominciamo anche a vendere un po' di libri. I soldi ci servono, e questi libri, una parte del ricavato di questi libri serviranno a finanziarci. Il finanziamento ci serve per pagare, noi siamo tutti volontari, eh? Ci serve per pagare l'ospitalità dei vari relatori, esclusi quelli che vengono da Firenze come i signori di questa sera, insomma, quelli se lo pagano il viaggio. Noi al massimo, come ho detto altre volte, offriamo una pizza. Questa sera, per esempio, non l'abbiamo offerta e quindi abbiamo risparmiato, insomma, no? Ecco questo, perché noi speculiamo anche su queste cose, siamo molto attenti a questo. Però avremo degli ospiti, uno un professore verrà da Napoli, quindi dobbiamo pagargli evidentemente il biglietto del treno, una notte in albergo, altre persone, un altro ospite verrà da Genova, e quindi anche in questo caso dovremo poi pagare le spese relative, insomma. Quindi diventate soci, questo è l'invito. Vedo che anche questa sera, per essere l'inizio del 2018, di questa nostra quinta edizione, le persone sono numerose, e quindi questo ci fa piacere. Noi abbiamo cominciato soltanto a gennaio, anche se abbiamo avuto un appendice, come alcuni di voi avranno visto, con la visita alla Galileo effettuata nel mese di dicembre, in anticipo a questa stessa conferenza. Devo dire che, come Cafescienza qui a Prato, oltre a sviluppare le conferenze, no, conferenze, cafferenze, questi incontri, insomma, cerchiamo anche di abbinare delle visite che abbiano attinenza abbastanza con quanto andiamo a fare. Per esempio, abbiamo visitato la mostra al Museo Materia a Vernio, sulla strada ferrata da Prato a Bologna. Abbiamo visitato il mulino Bardazzi. Questo a seguito della conferenza sui grani. Abbiamo visitato il radiotelescopio di Medicina. Abbiamo visitato la Galileo. Stiamo pensando di organizzare delle cose, delle visite un po' particolari, una prevista presso un orto botanico di Prato e un altro, se ce la facciamo, presso Chinatown. Questo era già stato annunciato l'anno scorso, però poi ci sono state delle ragioni, diciamo, logistiche che per finora ci hanno impedito di organizzare questo tipo di visita. Diciamo, questo è il programma. E più soci siamo, e più idee possono venire, più possibilità di agire abbiamo, insomma. Questo è il motivo per cui vi invito veramente, e lo voglio ripetere apposta, a diventare soci. Quindi stasera non uscite se non e rifate l'abbonamento. Se no, niente caffè, niente biscottini, perché questo è il nostro profondo ricatto. Altre cose che stiamo facendo è la vendita, dicevo, di pubblicazioni. Questa sera ve ne saranno presentate due. Una pubblicazione, cioè le nostre pubblicazioni hanno un carattere divulgativo ad alto livello.
Una delle prime pubblicazioni che ha l'egida di Cafescienza è proprio questo che ho in mano, il taccuino del professor Watson, quindi una parodia in chiave scientifica delle indagini di Sherlock Holmes e del dottor Watson. È importante sfogliare questo libro, è molto denso, molto bello, molto curioso, perché ci permette di scoprire un mondo della fisica intorno a noi che altrimenti non penseremmo, a meno che non ci siano dei fisici della situazione. Ecco, questa è una pubblicazione che nasce dall'esperienza accumulata nel corso degli anni da chi si occupa di divulgazione, in particolare dal presidente di Cafescienza, il professor Franco Bagnoli, che è un fisico, insegna all'Università di Firenze e a tempo perso si dedica a Cafescienza e per esempio fa il regista come questa sera, ecco il professor Franco Bagnoli. Questo è il volume, il primo dei volumi sotto l'egida di Cafescienza che è venduto al prezzo di 15 euro. Ecco, quindi questo sono... Anche lui fa un po' di propaganda, è vero, questo fine non si perde. Perché è vero, diciamo la verità, i professori universitari non fanno nulla dalla mattina alla sera e allora possono scrivere questi libri. Il secondo libro invece sarà presentato nel corso della conferenza, anche questo è veramente una bella pubblicazione, però vi lascio la sorpresa. Io credo di aver detto tutto, tranne un'ultima cosa, e cioè il ricordo di un amico che ci ha lasciato a novembre. Molti di voi l'avranno visto, è stato un'anima di Cafescienza Prato, l'amico è Piero Fiorenzani, che appunto a novembre è andato via, e quindi dedichiamo tutta questa stagione fino a maggio a Piero Fiorenzani. Un'ultimissima cosa per completare il mio giro è questa, e cioè il programma di questi primi 5 mesi. Da domani e nei prossimi giorni arriverà a tutti voi, a tutti quelli che hanno lasciato l'indirizzo di posta elettronica, il programma di Cafescienza Prato. Noi avremo una serata al mese e vi dico brevemente le prossime serate, a parte quella della Galileo di questa sera. Il 13, noi ci vediamo sempre di martedì alle 21, sempre in questa sede. Il prossimo sarà intitolato La prevenzione comincia a tavola, la frutta e i colori degli antiossidanti. Relatore sarà il professor Enrico Ruggeri, medico nutrizionista, che fa parte del gruppo ANT, che molti di voi conosceranno, l'Associazione Nazionale per la Lotta ai Tumori, che già ha partecipato nelle edizioni passate con noi e che quest'anno verrà appunto a tenere una relazione sull'alimentazione come fatto di prevenzione. Avremo successivamente un qualche cosa che ci farà ritornare ragazzi, penso molti di noi. Verrà una docente dell'Università di Genova presentando una relazione intitolata Indiani d'America tra storia e immaginario. Poi saltiamo al mese successivo, ad aprile, e questa è anche d'attualità, miti e verità sulle piante spontanee e commestibili. Dalla natura al piatto, col punto interrogativo. Dalla natura al piatto, ecco. Quindi pro e contro su queste piante per l'alimentazione. Quest'anno pensiamo molto al mangiare, quanto pare. L'ultima, quella di maggio, è intitolata OGM, quindi tema di grande attualità, glifosate, chi non ha sentito parlare del glifosate in questi giorni, l'Europa ha ancora deciso di mantenere per un certo numero di anni l'uso di questo antiparassitario, ed altri sistemi, e qui c'è un po' di provocazione, di disinformazione. E con un professore dell'Università di Napoli, Roberto De Fez, che è esperto del CNR, e oltre che l'Università di Napoli, che verrà appunto a trattare di questo argomento. Credo che la serata, come tutte le altre, sarà estremamente interessante. Quindi io vi invito a prendere nota quando riceverete nei prossimi giorni
questo calendario, di metterlo nella vostra agenda come un invito al ballo e di non mancare. Signori, buona serata. Ah, si sente, sì. Mi sono scritto per la prima volta in vita mia due note, perché in genere vado a braccio. Comunque, il concetto è questo, che le officine di Galileo sono nate oltre 150 anni fa, 1864, e nel 1876 si è combattuta la battaglia di Little Big Horn. Quindi nell'immaginario, diciamo, quando c'era la lotta agli indiani, qua si faceva scienza. Questo non vuol dire che gli Stati Uniti non avessero già iniziato il loro, diciamo, grande strada che li ha portati a essere, diciamo, il paese tecnologicamente più avanzato del mondo, almeno fino adesso. Comunque, questo è abbastanza interessante, no? Quindi è una cosa di cui noi, oltre all'arte del Rinascimento, cioè, dobbiamo ricordare che, insomma, abbiamo messo parecchi pioli, diciamo, nella scienza. E se si dà un'occhiata al curriculum di Luciano, che adesso ci parla come direttore tecnico del museo, perché, insomma, si nota invece un'altra cosa, no? Come all'interno di una carriera lunga, diciamo, percorsa tutti nella stessa azienda, ha avuto compiti completamente diversi, cioè ha lavorato in produzione, ha lavorato in progettazione, in qualità, si è occupato di ottica, di spazio. E questo a dire che una grande azienda, intendo dire grande, e questo vale non solo ovviamente per le officine di Galileo e per quello che sono diventate dopo, in realtà permette la formazione di persone che c'entrano normali dopo un diploma, dopo una laurea, a volte semplicemente con una terza media, eccetera, e veramente di attraversare e di potersi formare. Dopo pochi anni siamo formati e siamo trasformati. E le grandi aziende sono importanti per un paese, non, certamente è importante tutto il tessuto produttivo, ma averci la possibilità di confrontarsi con tutto quello che vedremo e quello che poi è stato fatto negli anni è una cosa molto importante. Io quindi credo che adesso si possa passare a raccontare questa storia, e quindi lascio la parola a Luciano e ringrazio. Buonasera a tutti. Romeo, quasi nessuno mi chiama. Quasi nessuno mi chiama per nome, tutti mi hanno chiamato Romeo sempre, anzi Meo, perché è troppo lungo. Ora, questo discorso dell'America e gli indiani non è una millanteria, perché effettivamente da una ricerca dell'Università di Pisa, di cui io ho solo memoria, non sono più in grado di ritrovarla, l'unica azienda italiana che esportava tecnologia era l'Officina Galileo al singolare. E dopo questa esportazione di tecnologia se ne ricorrerà nel corso del discorso. Dunque, l'Officina Galileo nasce per un'idea di questo individuo qui, Giovan Battista Amici, o Giovan Battista, o Giovanni Battista, come volete, non è molto chiaro, e che il Granduca Leopoldo chiamò nel 1831 a dirigere il Museo della Specola. Lui, Amici, era un modenese, tra l'altro. E lui naturalmente alla Specola, come sapete, è un museo scientifico, aveva bisogno di strumentazione dell'epoca, meccanica e ottica di precisione, di elettrotecnica non si parlava. In Italia non la faceva nessuno, comprarla in Svizzera o in Germania costava, allora lui pensò di avere le capacità, perché non era proprio un fesso, era un ottico, un astronomo, era uno scienziato veramente, e famoso prisma di Amici, e gli amici galileiani si ricorderanno di certo, e pensò di farsela da sé. Riunì degli artigiani, alcuni li fece addirittura venire da Modena, altri da Firenze, che facevano gli occhi a Nepucci, e incominciò a costruire degli strumenti. In qualche museo si trovano ancora degli strumenti Amici, ma sono rarissimi e costosissimi. Alla sua morte nel 1859, e questa attività finì con lui, però fu ripresa dal suo successore, che si chiamava anche lui Giovan Battista Donati, e pensò di dargli una valenza industriale, e a lui si deve la nascita dell'Officina Galileo.
nel 1864. Questo è il primo logo che è stato trovato, anche se è marcato 1866. Non sappiamo esattamente se è la prima volta che lo usarono, se li rifacevano di anno in anno, non lo sappiamo. E non lo sappiamo perché, ve lo dirò tra poco perché. E qui c'è un piccolo, comunque la data ufficiale è 1864, però qui c'è un piccolo giallo che nemmeno gli amici galileiani, i quali sanno tutto quello che sto dicendo. Nell'archivio del museo ho trovato questo libro molto malandato, si legge Le officine Galileo nell'anno quindicesimo dell'era fascista, secondo dell'impero. Vedete la data in basso è 1937, nulla di male direte voi certamente, ma se si va a sfogliare questo libro, che purtroppo è mal ridotto perché un disgraziato a suo tempo l'ha tutto tagliuzzato, non so chi, c'è scritto nel centenario delle officine Galileo, cioè praticamente hanno festeggiato i 100 anni non a partire dal 1864, ma a partire da quando Amici incominciò a fare i suoi strumenti, cioè praticamente 27 anni prima della data di nascita ufficiale. Il paragone è un po' anche col Monte dei Paschi, no? Il Monte dei Paschi 1472, ma nel 1472 a Siena c'era un Monte dei Pegni, non c'era una banca, però loro hanno detto ci si rivale a quel giorno lì. E la data ufficiale quindi è del 1864. Dice perché data ufficiale? Perché non è stato trovato nessun documento ufficiale che faccia risalire alla nascita delle officine Galileo. L'unico documento ufficiale trovato dal dottor Meschiari, che è un giornalista scrittore, risale al 1870. Questo documento è una richiesta da parte di una preesistente officina Galileo che chiede di costruire lo stabilimento a Firenze, il primo stabilimento, il primo grande stabilimento nella zona delle cure. E se c'è qualche fiorentino in fondo a Viale Don Minzoni, che allora si chiamava Viale Militare. E prima dov'era? Prima era in vari laboratori, ad esempio è stata in via Romana, in via San Gallo, si è spostata un pochettino. Però, quindi la data ufficiale è questa qui. Allora si è detto nel 1870 chiese di edificare uno stabilimento. Stabilimento che fu effettivamente fatto con il contributo economico di questo signore, Angelo Vegni. E anche questa c'è una cosa molto strana, praticamente ne divenne il proprietario. Pensate che il Vegni era un senese. Voi sapete la rivalità che c'è sempre stata tra Siena e Firenze, soprattutto sentita dai senesi. Quindi è abbastanza strano questo signore, che era di buona famiglia facoltosa, sia ben chiaro, grande promulgatore dell'industrializzazione in Toscana, intanto è vero che Galileo, ma sono io. Sono io? Provo questo? Proviamo questo, va bene. Quindi, nonostante la rivalità che sicuramente c'era allora più forte di adesso, fondò l'officina Galileo, fondò l'officina di Montedomini, che poi non gli sopravvisse, e addirittura, anche questa è una cosa abbastanza strana, contribuì all'opera del Duomo di Firenze. Con tutti i problemi che avevano al Duomo di Siena, contribuì al Duomo di Firenze. Duomo di Firenze, tant'è vero che questo è sulla facciata del Duomo, c'è il suo stemma gentilizio. Questo qui, non so se si vede, vedete? Eccolo qua, Commendatore Angelo Vegni. Quindi, lui divenne proprietario dell'Officina Galileo. Questo è un manifesto storico dell'epoca. Al centro si vede lo stabilimento, già vedete è bello grande, insomma, no, per l'epoca. E nei due ovali c'è scritto cosa si fa, di tutto. Non ve lo sto a leggere perché tanto si fa di tutto, qualsiasi cosa sia fattibile la si fa. In quest'altra immagine si vede bene lo stabilimento. Era bello grande, c'è ancora comunque, lo stabilimento esiste, l'edificio esiste ancora. Vedete sulla porta c'è un orologio da torre fatto dalla Galileo, sul quale erano abituati i fiorentini a rimettere l'ora.
Alle cure, esattamente. Alle cure, in fondo a Viale Don Minzoni, lì accanto a quello che era il passaggio a livello. C'è ancora... Sì, esattamente. Esatto. Andando verso la ferrovia, sulla destra, l'ultimo edificio sulla destra. Infatti se si torna un attimo indietro, invece si sta andando avanti, ecco qua, c'era scritto, qui in questo manifesto c'è scritto la barriera delle cure, perché vedete c'è la ferrovia e un vecchio passaggio a livello, e c'è stato fino agli anni 60, insomma, non mille anni fa. Allora si è detto, facevano un po' di tutto. Stavo dicendo l'orologio, lo stesso orologio era stato fatto dall'Officina Galileo. Cosa facevano? Facevano essenzialmente strumenti e apparecchiature elettromeccaniche, perché l'anima della Galileo è sempre stata quella, ottica e meccanica di precisione. Quindi microscopi, teodoliti, bilance, strumentazione scientifica di tutti i tipi, ad esempio astronomica, topografica, sismologica. Quasi tutti gli osservatori sismologici in Toscana, che furono il primo è quello dell'osservatorio Ximeniano, ma il padre Alfani, uno dei direttori, fece tutta una serie di osservatori in Toscana e quasi tutti erano equipaggiati con strumentazione Galileo. E poi un'altra attività molto importante erano gli orologi da torre e astronomici. E perché questo? Perché il direttore, un certo ingegnere Golfarelli, era un appassionato di orologeria. E di questi strumenti, di questi orologi, un po' sono sopravvissuti. Uno l'abbiamo al museo, uno è in casa di un collega, altri due li abbiamo trovati, uno a Predappio, uno che era al Collegio La Quercia, fiorentini sapranno che c'era un Collegio La Quercia e poi è stato chiuso da molti anni, ma c'era un osservatorio anche lì sismologico. Questo orologio è andato a Napoli. Comunque ne abbiamo trovati un pochi di orologi astronomici. Sono tuttora molto precisi, uno l'abbiamo al museo, è del 1884, sta ancora funzionando, quindi potete immaginare la precisione di questi strumenti. Orologi da torre, anche di questi si è trovato traccia. Uno è a Capezzine, in un istituto, una scuola praticamente. Uno, e non ci credete nemmeno, è sulla torre di San Casciano. Sulla torre di San Casciano c'è un orologio delle Officine Galileo, tuttora funzionante. Un altro è sul palazzo Spini Ferroni di Firenze, dove c'è il Museo Ferragamo. Anche quello è stato fatto dalla Galileo. Altri non lo sappiamo, non siamo riusciti a rintracciarli. Naturalmente lavoravano anche nel settore militare, con telemetri, goniostadiometri per l'Italia e per il Giappone. E qui si ritorna alla vendita di tecnologia, perché c'era in quel periodo due operai giapponesi in Galileo, in Officina Galileo, come operai, però in realtà erano degli ufficiali che erano venuti ad imparare, come poi è successo successivamente con altri clienti. Lavori nel settore dell'elettricità facevano veramente poco, praticamente niente. Questa, ad esempio, è una bilancia che abbiamo al museo, è del 1877. È lo strumento più antico che abbiamo al museo. A proposito, questo lo dico per i galileiani, non si chiama Museo Tiezzi, si chiama Museo delle Officine Galileo, è stato ribattezzato ufficialmente. Quindi il nome ce lo siamo ripreso. Ecco, cosa successe? Quando morì il Vegni, lui non aveva figli, non aveva nipoti, non aveva nessun erede. Allora regalò tutto, cioè diede in la sua eredità, la lasciò a questo istituto, all'Istituto Superiore Vegni, che è un istituto agrario a Capezzine, Cortona, provincia d'Arezzo. Tant'è vero, vedete nel logo attuale dell'istituto c'è lo stemma del Vegni, non so se vi ricordate, questo è a colori, quell'altro là era in bianco e nero, è su marmo. E questa è una foto di com'era allora. Adesso naturalmente è molto bello. Se qualcuno avesse un figlio che gli piace quell'attività, è un istituto bellissimo. Fanno anche
come si dice, il collegio, quindi si può lasciare i ragazzini lì a studiare, è veramente bello. Mangiano benissimo perché mangiano prodotti che fanno loro, quindi vabbè, questo per inciso. Comunque tutto andò in eredità a questo istituto in Agrileo. E cosa successe? Successe che l'interesse che poteva esserci dell'istituto verso l'officina, potete immaginare, era scarsissimo, non gliene importava quasi niente, anche perché la distanza, pensate, Arezzo-Firenze nel 1800, fine 1800, era a distanza importante. Quindi la Galileo ebbe un periodo di decadimento, arrivò a avere pochissimi operai, insomma, ecco, in realtà. Però fortunatamente intervenne questo signore, l'ingegner Giulio Martinez, al quale dobbiamo, se la Galileo è sopravvissuta fino ai giorni d'oggi. E nel 1896 Martinez assume la proprietà dell'officina Galileo, che era appartenuta all'Istituto Vegni. Chi era questo Martinez? Era un giovane laureato in elettrotecnica, quindi una disciplina abbastanza nuova per l'epoca. E era figlio di un ammiraglio, appena andato in pensione, nipote di un ammiraglio della Regia Marina Borbonica addirittura, e come primo lavoro fu assunto, grazie naturalmente ai buoni uffici dei parenti, alla Commissione Permanente di La Spezia, Commissione Permanente per gli Esperimenti sul Materiale da Guerra, l'attuale Mariferma. Lui si accorse subito però che, essendo ambizioso in un ambiente militare, capì subito che un civile non avrebbe fatto carriera. Allora pensò alle officine Galileo. Ci mi direte voi, ma perché pensò all'officina Galileo? Perché lui aveva studiato a Napoli, dato che il babbo era distaccato alla base navale di Napoli. Nel percorso che faceva dalla scuola passava davanti a un negozio che esponeva in vetrina strumenti dell'officina Galileo, quindi macchine fotografiche dell'epoca, quelle a soffitto, roba abbastanza strana, microscopi, cannocchiali. Quindi era un po' affascinato da questi prodotti e aveva in mente l'officina Galileo. Quindi dalla Spezia venne a Firenze. Tra l'altro, quando montò alla stazione di Firenze su una carrozza, dice: che sa dov'è l'officina Galileo? Dice: chi non sa dov'è l'officina Galileo? E quindi ne divenne sostanzialmente il proprietario. La produzione proseguì praticamente con quella tradizionale, però naturalmente lui si introdusse, date le sue conoscenze, nel settore militare e incominciò a lavorare nel settore dell'elettrotecnica, facendo lampade e proiettori della Marina, i proiettori per illuminazione. Si misero a fare specchi, impararono a fare gli specchi per proiezione, per proiettori che prima, fino a quel momento, compravano in Germania o in Inghilterra. Tant'è vero, nelle memorie di Martinez ci sono migliori di quelli inglesi ed equivalenti a quelli tedeschi. E incominciarono a costruire strumenti elettrici su licenza da prima Weston. E una cosa molto importante, venne inventato il periscopio. Il periscopio per sommergibili nel 1901 è stata un'invenzione dell'officina Galileo su il progetto dell'ingegner Triulzi. È stato il primo vero periscopio da sommergibili in Europa, sicuramente. Non sappiamo esattamente cosa è successo in America, no, ovviamente, però i primi clienti furono la Svezia, la Germania e il Giappone, e si ritorna all'esportazione di tecnologia. Furono fatti freni elettromagnetici su brevetto Pasqualini, perché l'ingegner Pasqualini, che era stato direttore di Martinez quando era alla Spezia, divenne dipendente di Martinez a Firenze. Strano il meccanismo, però è così. E fecero anche motori elettrici, cominciarono a fare motori elettrici, anche per auto elettriche. E ecco, questo qui è una foto, un'immagine del 1901, dove si vede, ora non si leggono in questa riproduzione, i nomi delle persone che ci sono rappresentate, la data, il tetto dell'officina che vi facevo vedere prima, e non so se si intravede dietro, forse eccolo qui, il periscopio che spunta. Certo, quindi questa, diciamo, è veramente la pistola fumante che dice che veramente fu inventato.
Ecco, qui su questo periscopio, sempre per l'esportazione di tecnologia, nel 1911 è stato venduto il brevetto, la licenza di fabbricazione, a una ditta inglese. Questo è riportato su un testo inglese. Forse se non gli si era dato, chissà, con la guerra successiva. Ecco, vi diceva appunto avantreni elettrici e motori elettrici per autovetture. E su brevetto dell'ingegner Cantino, che non era della Galileo. E questo fu un motivo della, diciamo, del fallimento dell'azienda, della liquidazione dell'azienda, perché ebbero una grossa ordinazione da una ditta francese che fallì, non li pagò, gli rimase sull'anima tutti questi avantreni e quindi fecero, insomma, dovette liquidare l'azienda. Era molto interessante questo avantreno perché praticamente aveva i motori su due ruote e lo sterzo avveniva variando la velocità dei due motori. E tra l'altro il Martinez pare che, anzi, ma insomma è la storia di famiglia Martinez, guidando una di queste macchine andò contro un albero in Viale Lavagnini. Forse anche per questo disse basta, smettiamo di farli. Ecco, e con la liquidazione della ditta del Martinez, che pur avendo mantenuto il nome Officina Galileo, si chiamava in realtà Società in Accomandita Martinez EC, però lui, furbo, non come quelli d'ora, il nome Officina Galileo non lo tolse, lo mantenne, insomma. Invece ora siamo diventati intelligenti e si abbandona il nome Officina Galileo. Ecco, l'Officina Galileo divenne di proprietà della SADE, Società Adriatica Distribuzione Energia Elettrica, e fu edificato un nuovo stabilimento, abbandonando quello delle cure. Questo è l'attuale stabilimento delle cure. Vedete che l'impianto è quello, anche se c'è stato un ultimo piano rialzato. Si vede, era mio destino, io ho studiato lì, tra l'altro. Allora c'era le medie, adesso c'è un istituto linguistico-pedagogico. Era destino, si vede, mio. Va bene, fu edificato quindi lo stabilimento di Rifredi, che è rimasto lì a Rifredi dal 1905 o 1906, anche qui le date sono abbastanza sul vago, qualcuno dice 1909, comunque ovviamente ha preso del tempo, fino al 1980. Qui si vede bellino con lo stabilimento ancora con i binari per portare dentro. Vedete la palazzina principale, questa era la palazzina della direzione, e sempre sul tetto, tradizione, un orologio fatto dalla Galileo, un orologio da torre fatto dalla Galileo. Ecco, da allora, dal 1906, fu adottato il logo ufficiale, quello che noi si è sempre chiamato lo zampirone, perché un po' ci assomiglia, verde, no? Da foro, del genere. È stato mantenuto fino al 2001, poi ahimè ce l'hanno fatto perdere. Sì? Sì, questa è l'officina di Rifredi. Questo è il capannone che diverrà del meccanotessile, certo. Questo è l'ingresso di Carlobini. Questo è l'ingresso di Carlobini, sicuramente. Poi naturalmente anche le strade lì sono state riviste, rifatte, l'ingresso Carlobini dovrebbe essere da questa parte di qua. Avanti? Ecco, quindi questo è lo zampirone ufficiale. E questo è proprio l'ingresso di via Carlobini. Infatti vedete che rispetto all'altra foto siamo un po' spostati. La palazzina della direzione con l'orologio, vedete qui, l'ingresso è questo qua. L'epoca, questa probabilmente dalle scritte sul muro, e si vedono? Sì, si intravedono. E dalla bandiera probabilmente è epoca fascista, molto probabilmente. Per la cronaca, questo cancello è stato portato e installato all'attuale stabilimento di Campi Bisenzio, come ingresso di rappresentanza, salvato dall'associazione Signores, che ha rotto tanto le scatole a tutti finché non è riuscita a farlo sistemare.
l'associazione Seniore, se come voi, fondi non ne ha, quindi deve, può solo rompere le scatole agli altri perché facciano. Ecco, la produzione naturalmente si incrementa spesso, soprattutto nel settore militare. Quindi i sistemi di puntamento per navi, i telemetri, gli APG. APG è l'apparecchiatura generale di puntamento. Sono quelle che nei film di guerra della Seconda Guerra Mondiale vedete che girano, insomma, questi pecchietti. Per i scopi per sommergibili hanno continuato a farle, naturalmente. E goniostadiometri, che sono delle specie di telemetri, e centrali tiro per l'Italia, anche per la Russia. Abbiamo a museo una monografia scritta in cirillico di una centrale di tiro per la Russia, sempre esportando tecnologia. Non sappiamo cosa c'è scritto perché è in cirillico, non siamo in grado di. Ecco, nel settore civile facevano apparati per foto, continuarono a fare apparati per fotogrammetria, e furono utilizzati sia per la Transiberiana, tracciato della Transiberiana, e sia per le esplorazioni del Duca degli Abruzzi. Dice chi te l'ha detto, sono sempre le memorie del Martinez, che fortunatamente ho avuto occasione di leggere. Prima della Seconda Guerra Mondiale si ripresero la costruzione di bilance di precisione, come vi avevo fatto vedere prima, e poi anche accessori per automobili. Come vedete, la Galileo ha fatto praticamente negli anni di tutto, forse è questo che gli ha consentito di sopravvivere, cioè si è sempre adattata un po' alle esigenze del mercato. Ecco, questo è uno strumento, è un fototeodolite su progetto Santoni, che è uno degli strumenti che sicuramente è stato usato, non questo naturalmente, ma modelli simili, sempre per la Transiberiana e nelle esplorazioni del Tibet. Questo strumento, tra l'altro, è stato dato, ce l'hanno riportato proprio in questi giorni, perché l'abbiamo dato a Pistoia, non so se ci sono i pistoiesi, per una mostra appunto sull'esplorazione del Tibet. Hanno voluto uno strumento che rappresentasse un qualcosa, uno strumento utilizzato in quelle attività. Parlando di proiettori e parlando sempre di esportazione di tecnologia, qui c'è una foto che ha dato un collega che era lì, il padre era lì, è una foto del 1913-14 con proiettori Galileo a Pietroburgo. Tra l'altro in questa occasione è successa una cosa un po' particolare, perché scoppiò la Prima Guerra Mondiale e i nostri tecnici, per ritornare a casa non potendo girare da nord, fecero il giro dalla Grecia, quindi fu un viaggio piuttosto avventuroso. Comunque, anche ancora una volta, Russia ora è molto più grande di noi, però a quel tempo gli si forniva noi del materiale. Ecco, questo ci fu dal 29, grosso modo, un periodo di grande espansione. Assorbirono lo stabilimento di Horisca, che divenne poi Galileo Milano, e successivamente incorporarono quello di Battaglia, crearono quello di Marghera e le officine appoggio di La Spezia e Taranto e Napoli. Ora, lo stabilimento di Horisca, Francesco Horisca, era un ingegnere di origine polacca che aveva dei grossi ammanigliamenti, diciamo così, con la Zeiss, e faceva delle ottiche di grande precisione, di grande prestigio. E quando era lui anziano, cedette marchio e stabilimento alle officine Galileo, che probabilmente non gli parve vero di togliere di mezzo una concorrente. In quell'edificio, nella fabbrica del Horisca, nacquero le officine Galileo di Milano, lo stabilimento di Milano. Poi incorporarono Battaglia Terme era per le grandi strutture, e vedremo poi di che si tratta. Crearono quello di Marghera faceva le lenti oftalmiche, e poi chiuse anche lui, e le officine appoggio di La Spezia, Taranto e Napoli, cioè erano officine di supporto alla Marina Militare, alle basi militari, quelle basi militari, per supportare, per riparazione e installare materiale dell'Officina Galileo. La Spezia specialmente era specializzata proprio nell'allestimento dei sistemi, stesura cavi, semafori, telegrafi di macchina, queste cose qui. Pochi lavori nel civile, per le ferrovie. E invece importante, costruirono per l'Università di Padova
con l'Università di Padova il telescopio di Asiago. Eravamo abbastanza vicini alla Seconda Guerra Mondiale. Tra l'altro, per inciso, sul telescopio di Asiago potreste fare una bellissima cosa, una bellissima presentazione da parte del Preti, perché c'è stato di recente l'anniversario della costruzione dell'osservatorio e il Preti è andato su a fare eccetera eccetera. E qui c'è una cosa abbastanza buffa da dire, che i concorrenti della Galileo sostenevano che la Galileo non aveva fatto lo specchio, perché questo telescopio c'è uno specchio di 122 centimetri di diametro, bello grandino. Sostenevano che era stato comprato in Germania, invece non è assolutamente vero, l'aveva fatto la Galileo comprando solo il vetro, il blocco di vetro dalla Germania. E non solo, tutta la cupola era stata fatta dalla Galileo, dall'officina di Battaglia Terme, che era adatta alle grandi strutture. Questo telescopio è tuttora funzionante e c'è stato appunto un anniversario pochissimo tempo fa. E fece arrabbiare Hitler, perché pretendeva di essere lui a donare un telescopio all'Italia, dato che l'Italia non è in grado di farlo, quindi si incavolò un po', però la Galileo fece questo telescopio. Una cosa molto interessante. Ecco, poi ci fu la guerra. Nel tempo di guerra ovviamente il 100% dell'attività era per la difesa, per la guerra. E gli oggetti erano quelli di cui appunto si parlava prima. Pensate che in Galileo in tempo di guerra c'era dai 5 agli 8.000 operai e c'era una frase che dicevano fiorentini: se giri per Firenze non trovi un babbaleo, sono tutti all'officina Galileo. Questo perché, data la voglia di manodopera, non guardavano troppo per il sottile, non cercavano i grandi specialisti. Il passaggio della guerra ridusse l'officina grosso modo in queste condizioni, perché fu bombardata dagli alleati in quanto officina strategica e poi fu danneggiata dai guastatori tedeschi. Nel frattempo, comunque, mentre gli alleati avanzavano, molte delle macchine furono portate al nord oltre Po, in maniera da poter continuare la produzione bellica, ma anche con l'avanzata degli alleati. Comunque gli operai, motu proprio, si rimisero a lavorare, a fare quello che potevano fare, magari senza grandi ordini, senza grandi direttive, e facevano questi oggetti qui, probabilmente con le poche macchine rimaste, facevano i pinocchi equilibrista, cioè giocattoli. Probabilmente i ragazzi gli avevano piacere avere dei balocchi in quel periodo, no? Può darsi. E poi facevano gli accendini tipo Zippo, probabilmente copiando quelli lasciati da Marines, no? Non so se avete presente gli accendini antivento a benzina. Anche questi sono introvabili, li ho cercati per mare e monti, ma non sono riusciti a trovarli, marcati Galileo. Ecco, nel periodo post bellico, poi quando naturalmente la ditta fu riorganizzata, ripresero la produzione. E qui fecero telai tessili, tradendo, se vogliamo, la loro tradizione, perché la Galileo si è detto ottica e meccanica fine, i telai tessili sono meccanica pesante, molto rustica, fusioni in ghisa, roba del genere. Comunque serviva per riprendere la produzione, per rifare fatturato. Pensate che il ritmo di produzione arrivò a 300 telai il mese, quindi una produzione enorme. Fecero una fonderia in ghisa per poter fare le fiancate dei telai e fecero due contratti con la Persia di 1800 pezzi ciascuno, compresa l'installazione. Andò giù una squadra, andarono delle squadre a installare, praticamente a fargli. Prego. Ecco, con Giordano Bertoni. Non ricordo. Certo. Sì, siamo negli anni, sicuramente, il dopoguerra, verso gli anni 50, sì. Andò anche in Turchia, Sì. E furono esportati.
Sì. Furono esportati in tutto il mondo. Poi, tra l'altro, c'era qui a Prato, praticamente ogni scantinato aveva un telaio montato in funzione. Scusa? Allora, posso anch'io per dire qualcosa. Di. Siamo a Prato. Certo. A un certo punto la Galileo ha smesso di fare i telai. Sì. Deve essere intorno agli anni 80, se non sbaglio. Sì. Ecco. Su uno degli ultimi telai io ci ho lavorato in Galileo, perché all'epoca mi occupavo di ripresa ad alta velocità. Mm-hmm. L'idea era quella di fare, i telai della Galileo erano telai per fare tessuti di lana. Mm-hmm. A differenza dei tessuti in cotone che possono essere fatti con telai in cui il filo è inserito con l'aria e non con la navetta, si doveva fare un telaio con l'aria per la lana. Mm-hmm. E si riuscì a preparare tutto, poi invece dissero basta, non si lavora basta, più. Certo. E nel mio ufficio ci sono tutte le foto delle riprese che avevo fatto a quel tempo. Sì, assolutamente. La fine dei telai è stata brutta, la vediamo tra poco, insomma. Comunque, uno dei telai, questa, per la cronaca, uno dei telai ce l'ho al museo e me l'ha venduto una ditta qui di Prato, e tra poi non mi verrà anche il nome in mente. E io, naturalmente, cercando di tirare in casa, dico, ma ce lo dia a peso di ferro. No, volete 1000 euro, tra l'altro. No, ce lo dia a peso di ferro. No, dice, ma tanto lei che se ne fa, mi scusi. No, dice, stia calmo, io lo rimetto in funzione, lo vendo a 15.000 euro. E lui dice, sì, ci faccia piacere. Ci prese in macchina e ci portò qui a Prato, e c'era una ditta, io non mi ricordo perché con Prato non ci riesco a camminare, che aveva ancora telai di questo tipo, telai a navetta. Galileo, e non Galileo naturalmente, li usavano non tanto per l'uso originale, perché il telaio che abbiamo preso noi è un cotoniero, cioè per far lenzuola, tanto per intendersi, lo usavano per tessere lane pregiate. E accanto c'era una fabbrica di cinesi che avevano i telai moderni molto più veloci. La velocità, tanto per intendersi, questi telai qui fanno 100-150 battute al minuto, quelli attuali vanno vicino alle 1000, per intendersi. Sì, certo. Dunque, altra cosa che si misero a fare, certamente per nel settore civile, furono le fotocamere, camere fotografiche. E avevano esperienza, perché avevano fatto durante la guerra fotocamere per la ricognizione aerea, e si misero a fare camere Condor. La camera Condor era molto carina, c'era il tipo economico, la Condoretta, e c'era il tipo praticamente semiprofessionale e professionale, la Condor 2, che aveva l'obiettivo più luminoso dell'epoca. Le si trovano ancora in vendita. Sul dorso potete trovare scritto Ferrania, perché fu commercializzata dalla rete commerciale appunto della Ferrania. Poi ci trovate scritto anche Ferrania Galileo, e alla fine ci trovate solo Galileo. Fu fatta anche un modello per l'Australia che si chiama Candong. E verso gli anni, poco dopo gli anni 50, a fine degli anni 50, cedettero tutta la linea di fabbricazione a due aziende fiorentine, e poi chiusero definitivamente il lavoro. E poi potete vedere un'esagerazione di cose fatte, impianti per la metallizzazione, compressori per frigorifero, anche carica frigo per rimettere il freon nei frigoriferi delle auto, ad esempio, e pompe e strumenti per l'alto vuoto. E anche qui c'era una cosa molto interessante da dire, un bel settore tecnologico che abbiamo perso, perché la strumentazione dell'alto vuoto, la componentistica dell'alto vuoto, veniva anche fornita per le centrali nucleari. Quindi potete capire il livello che era stato raggiunto. Strumenti elettrici, contatori elettrici e del gas. I contatori elettrici, finché non vi è stato messo in casa quello bianco, quello elettronico, molti avevano gli strumenti, i contatori delle officine Galileo. Ed era meglio, perché magari misuravano un po' meno di questo attuale. No, è chiaro, è un motore, alla fine è un motore elettrico, no? Quindi l'attrito può solo aumentare. Ecco, una cosa interessante da dire,
che a quel tempo veniva tutto fatto in casa, cioè componenti elettrici, componenti meccanici, cioè c'era reparti che facevano viferia, c'era reparti che facevano trasformatori, veniva tutto fatto in casa, non solo in Galileo, erano un po' tutte le aziende, cioè non esisteva nessuno che fornisse normalizzati, quindi veniva fatto tutto in casa, per questo c'era un bel sacco di persone. Ecco, qui ci sono degli esempi di prodotti, quella è una camera, una fotocamera Condor, un contatore per la luce, uno strumento elettrico e qui questo è il telaio che abbiamo noi, il telaio cotoniero. Anche questo è un oggetto molto interessante fatto a Milano, è una camera, è una microcamera a pellicola 16 mm faceva concorrenza alla Minox tedesca. Poi al mondo nessun'altra ha fatto in quel periodo camere di questo genere. Anche questa ce l'abbiamo al museo ed è veramente un gioiello. Ne furono fatte solo 5.000. C'era solo 4 o 5 operai che la sapessero montare, dato che era molto complicato farla. Benissimo. Negli anni 50 le officine Galileo erano un bel gruppo poderoso, si dice adesso, ma insomma anche loro non ci scherzavano. Con stabilimenti a Firenze e La Spezia, Milano, Battaglia Terme, Marghera, Taranto e Leira. Leira era un'azienda che faceva fotogrammetria, cioè sviluppava le mappe fotografiche utilizzando strumenti dell'Officina Galileo. Nel 54 venne fondata la OTE. La OTE fu fondata perché c'era la possibilità, OTE sta per Officine Toscane Elettromeccaniche, è un'altra azienda che era in zona Rifredi, in via di Caciolle, a quel tempo, sul terreno delle Officine Galileo. Perché fu fondata? Perché la Galileo in quel momento era troppo di sinistra e quindi il Ministero non voleva dare lavoro militare finché non fosse stato creato un ambiente ad hoc diciamo, non di destra, ma insomma che fosse non di sinistra, va bene? Quindi la Galileo fondò la OTE e ci mandò il lavoro e tutte le persone di chiara fama che potesse andare bene per loro. Poi successivamente fu fondato il cosiddetto Poggetto, cioè che era praticamente un reparto quasi praticamente separato dall'officina, era separato da una strada, dove c'era tutte persone particolari, nel senso venivano selezionate, insomma, a me, come a tutti, a quel tempo mandarono carabinieri in casa per sapere di che idee politiche, cosa facevo, cosa presentavo. A me andò bene, ovviamente. Mio padre era carabiniere, avevo fatto il militare negli ufficiali dell'esercito, quindi insomma non ebbero grandi dubbi a darmi il massimo della sicurezza. E comunque, quindi si riprese in quell'ambiente lì la produzione militare con sistemi di puntamento, impianti idraulici e iniziarono gli studi sull'ottica infrarossa. Anche qui la Galileo fu una delle prime a occuparsi dell'ottica nel non visibile, cioè infrarosso e laser. Mi sembra che il primo laser di produzione italiana fu proprio acceso in Galileo negli anni successivi. E anche qui si ritorna al discorso dell'esportazione di tecnologia. Quando si fece, facevamo questi sistemi, eravamo negli anni 60, a fine anni 60, roba del genere, si fece un sistema di puntamento navale per Israele e loro tennero in Galileo per almeno 2 anni dei loro tecnici ad imparare. Quindi anche quella volta si esportò tecnologia, che poi ora loro fanno sicuramente molto meglio di noi, questo non c'è dubbio. Iniziarono anche le attività nel settore spaziale, con i primi, anche perché il settore spaziale venne fuori come costola del settore militare, perché il livello di qualità del prodotto, sapete quali sono i livelli, no? Il biomedicale è il più severo, poi c'è lo spaziale, poi c'è il militare, il professionale e poi c'è il consumer andante. Quindi diciamo che già avendo esperienza nel settore militare si poté fare il passo successivo e lavorare nel settore militare. Nel 64 la vecchia proprietà che è la SADE si fonde con Montecatini e poi Montedison e in questo periodo incominciano a chiudere tutti gli stabilimenti che erano fuori Firenze, quindi rimase solo lo stabilimento di Firenze. Piano piano
chiusero tutti. Nel 70 gli studi sull'infrarosso portarono alla produzione della prima camera termica infrarossa di produzione italiana, che fu installata sulle navi di classe maestrale. Le camere termiche sono degli strumenti, lo dico naturalmente non per i colleghi galileani, ma per chi ovviamente, sono degli strumenti in grado di vedere al buio, cioè non hanno bisogno della luce, gli serve, gli basta la radiazione infrarossa, il calore cioè che mettono i corpi. E anche questa fu una cosa molto interessante, molto innovativa. Pensate che con questa camera termica montata su una delle nostre navi, che partecipò ad una missione nel Golfo, nel Mar Rosso, per quando ci fu la battaglia del Golfo, fecero la missione in assenza di radar, perché le condizioni erano tali per cui non poteva funzionare il radar, usando le nostre camere termiche. Noi ricevemmo una lettera di congratulazioni, ma che abbiamo purtroppo persa. Nel 74 la Meccano Tessile era già separata come unità separata, e no, ancora non chiude, però si separa semplicemente, diventa Officine Galileo Meccano Tessile. La sede rimane ancora a Rifredi. Poi ci fu il periodo infelice della Bastoci, vabbè, comunque ce lo teniamo. Questi erano la produzione militare, cioè sistemi elettroidraulici per la movimentazione di cannoni di armi e roba del genere, o di piattaforme, e questa è una centrale di tiro, la prima centrale di tiro fatta nel dopoguerra, la OG3, che era tra l'altro anche qui la prima centrale di tiro completamente transistorizzata montata sulle navi della Marina Militare Italiana. Tutte le altre erano ancora in parte a valvole. Nell'80 decidono di trasferirsi a Campi Bisenzio. Questo è lo stabilimento di Campi Bisenzio. Ancora vedete che sulla cima della torre c'è ancora lo zampirone. Oggi purtroppo non c'è più. Come diceva prima il signore, nell'80 la Meccano Tessile chiude. Praticamente si trasferisce nel nuovo stabilimento a Campi Bisenzio, non inizia nemmeno la produzione e vanno tutte a casa. Rimangono soltanto quattro divisioni: difesa, ottica e spazio, alto vuoto e strumentazione. Ci sono poi dei passaggi di proprietà dal gruppo EFIM, viene costituito il raggruppamento difesa e spazio, e poi alla fine tutto il raggruppamento passa sotto il controllo di Finmeccanica, che ce l'ha ancora. Nel settore spaziale viene fatta una cosa molto bella, della quale sicuramente avete sentito parlare, la missione Cassini del 1997, cioè il lancio del 1997. La Galileo partecipò a questa missione con vari strumenti, due strumenti scientifici montati a bordo e due sensori stellari. E anche qui c'è stata una cosa molto importante che vale la pena da dire. In un sistema spaziale, Beppe Borghi correggimi, in un astronave di questo tipo, diciamo così, perché era un'astronave, non si deve chiamare satellite, è un'astronave. C'è un... immaginatevi un pullman, c'è il guidatore, le ruote, il motore, poi ci sono i passeggeri. Ecco, il pullman è la carrozza, quindi è quella che deve portare i passeggeri a destinazione. La carrozza in questo caso era di responsabilità della NASA americana. Gli strumenti scientifici che c'erano sopra, due erano della Galileo, gli altri di tutto il resto del mondo. Gli americani non credevano che le officine Galileo fossero in grado di dargli i sensori, di fargli i sensori stellari, cioè praticamente le bussole, quelle che hanno guidato l'astronave nei 7 anni di viaggio. Fecero fare dei capolavori ai nostri operai, e tennero loro un ingegnere per 2 anni a seguire la produzione. A fine missione hanno detto: sono i migliori del mondo, e ora vengono fatti naturalmente senza nessun problema e vengono venduti tranquillamente. La missione, ecco, parlando anche della qualità del prodotto spaziale, la missione è partita nel 1997, è arrivata nel 2004,
la missione principale poteva, la consideravano chiusa dopo 4 anni. Dice, dopo 4 anni può smettere di funzionare tutto. Dopo 4 anni, quindi nel 2008, l'hanno rinnovata la missione per altri 4 anni. E è finita la missione il mese di settembre, con tutti gli apparati ancora funzionanti. Ed è finita, sapete perché? Perché è finito il carburante per i razzi di manovra. Allora, non potendola più governare e temendo che potesse abbattersi, ad esempio, su una luna di Saturno, su Titano, inquinandola, portando eventualmente germi terrestri, e comunque c'era anche sempre una radioattiva, no? Quindi l'hanno fatta affondare nell'atmosfera di Saturno ed è bruciata. End mission. Questo è stato molto interessante. Dovreste averlo sentito però, eh? Allora, si continua a dismettere i settori che non sono di core business, secondo l'idea di Finmeccanica. La divisione strumentazione cessa di esistere. E praticamente i suoi settori vengono ceduti all'esterno. Settore grandi strutture alla Pizzi di Firenze, settore durometria alla LTF, settore fotogrammetria costituisce la Galileo Siscam. Cioè, questo sta a significare che non erano settori morenti, erano settori ancora validi e sono stati messi fuori, sono stati presi da altre persone e continuano ancora a lavorare. La Pizzi Instrument è a Bagnaripoli, continua tranquillamente a lavorare. La durometria la fa la LTF di Bergamo, che anche lei, si ritorna al suo discorso, ha mantenuto il nome Galileo Durometria. La Siscam, Galileo Siscam, è a Firenze e continua a lavorare nel settore della fotogrammetria. La fotogrammetria, tanto per inciso, è quella tecnica che consente da fotografie prese da aerei di fare le mappe topografiche. Ok? Per mantenere un minimo di presenza nel settore della strumentazione ottica, viene acquisita la rappresentanza per l'Italia della Nikon, escluso fotografici, ed erano fisicamente sistemati all'esterno della Galileo, dove adesso c'è il museo, che se verrete a visitarlo mi farete altro che piacere. La divisione alto vuoto, anche lei, si costituisce come unità separata, formando la Galileo Vacuum Tech, esce fisicamente dal nostro ambiente, per far forza a voi, però fallisce nel 2013, perdendo un grosso ramo di tecnologia. Vi dicevo, faceva dei componenti per le centrali nucleari, quindi capite che il livello di qualità di tecnologia era molto alto. Il fatto che non si faccia le centrali nucleari non ha importanza, si è perso quella tecnologia. Nel 95 la società SMA viene incorporata in Officine Galileo. Qui siete molti rappresentanti della SMA. La SMA era un'azienda basata a Scandicci, fondata nel 1943, che si era specializzata nel settore dei radar. A lei si deve il primo radar progettato in Italia nel dopoguerra. Anche se i nostri colleghi di Napoli sostengano il contrario, la realtà è questa. Quindi cos'è rimasto in Officine Galileo? Sono rimasti questi settori, la BU difesa o militare se volete, e lo spazio. Cosa fanno? Sistemi di radar, sistemi di tiro contraereo, per carri, visori infrarossi, sensori di assetto per satelliti, come vi dicevo prima, ad esempio viene fatto tuttora l'oggetto di punta, diciamo il più numericamente diffuso, è il sensore di assetto che equipaggia tutti i satelliti geostazionari, quelli per telecomunicazioni ad esempio. Ora avete GPS, sapete che tra pochino dovrebbe entrare in funzione il GPS europeo, e sono più di 30 satelliti sui quali sono imbarcati due sensori dell'Officina Galileo. Quindi a quanto saremo? Io quando andai via ce n'era 200 fatti, saranno intorno a 1000, intorno a migliaio. Ecco, 1000 oggetti per lo spazio è una grossa produzione.
apparati per esperimenti scientifici, ad esempio è stato fatto degli oggetti per vedere la miscelazione dei fluidi a diversa densità in assenza di spazio, in assenza di, scusate, di gravità. Questo per fare leghe, oppure serve in medicina, roba del genere. E strumentazione scientifica. Ora non so se ho la foto, sì, ce l'ho. Ecco qua. Quindi questo è il Centauro, è un blindato italiano che ha un sistema di tiro delle officine Galileo. Sotto c'è un'antenna radar, una delle prime antenne radar navali fatte naturalmente da SMA. Accanto c'è un visore infrarosso abbastanza moderno, e questo qui è una cosa che è importante. Avete sentito tutti parlare del buco dell'ozono, no? C'è il buco dell'ozono? Sentito parlare, no? Sì. Quello è lo strumento che lo monitorizza, che è tuttora e attualmente in volo a fare questa scansione, questo controllo fatto dalle officine Galileo. Questo è proprio un modello, non so se si vede bene, ma è proprio un modello identico a quello che sta volando. Bene, ora purtroppo iniziano le dolenti note, si comincia a perdere il nome. Nel 2002 la Galileo viene integrata con altre aziende del settore difesa e spazio, e il nome cambia in Galileo Avionica. Dopo pochi anni diventa Selex Galileo, poi un'ulteriore integrazione la fa diventare Selex ES. Nome bruttissimo che l'amministratore delegato della Galileo, di Finmeccanica, Moretti, definì in Parlamento, mi sembra, il nome di un profilattico. Lo disse in Parlamento, quindi non si può dire, si può dire. Ecco, nel 2014 avevo detto, aveva fondato la OSE, vi ricordate? Ecco, nel 54. La OSE nel frattempo si era divisa in due settori, il biomedico, che tuttora esiste, e il telecomunicazioni. Il telecomunicazioni, siccome è il militare, viene assorbito nello stabilimento di Campi Bisenzio. Nel 2015 Finmeccanica decide di fare una one company, cioè tutti gli stabilimenti perdono il nome e diventano una delle sette divisioni in cui è divisa la struttura di Finmeccanica. E che associa nel 2016 il proprio nome a Leonardo. A me mi scappa da ridere perché mi sembra di chiamare mio figliolo, però vabbè, l'ha deciso lui. E nel 2017, cioè l'anno scorso, Leonardo diventa il nuovo nome, il nuovo ed unico nome della One Company, e i settori vengono aboliti, rimangono le sette divisioni. Davvero? Si chiama Leonardo. Quindi la situazione attuale nello stabilimento di Campi Bisenzio, convivono tre divisioni, cioè parti in realtà di tre divisioni, perché poi le stesse divisioni sono disseminate in giro per l'Italia. Quindi elettronica per la difesa terrestre e navale e sistemi avionici e spaziali, che tutto sommato possono essere le attività tradizionali che erano in officine Galileo, e compresi considerando naturalmente anche i radar, e sistemi per la sicurezza e le informazioni, che sono le attività tradizionali che erano in OSE. Quindi siamo al giorno d'oggi. Allora, cosa resta delle officine Galileo? Poco. Però noi abbiamo cercato, noi come associazione Seniore, se siamo riusciti a far installare il cancello come ingresso di rappresentanza dello stabilimento. E se vi ricordate l'immagine di prima, è esattamente identico. Hanno rifatto esattamente l'ingresso di via Carlovini, identico. Poi cosa è rimasto? La strada antistante lo stabilimento è stata ribattezzata, anche questo con tante insistenze dei signori parlando con il sindaco di Campi Bisenzio, è stata ribattezzata via delle officine Galileo. Lì c'è l'inaugurazione alla presenza di Moretti, dell'amministratore delegato, che questo qua dietro si intravede, c'è il Pinotti, c'è il sindaco di Firenze, c'è l'allora presidente del consiglio Renzi, vi piaccia o no, non ha importanza, però è così. E il museo, questo è il cascinale dove è sito il museo delle officine Galileo, e quella è la targa definitiva, finalmente anche a Roma si sono convinti di dargli il nome museo delle officine Galileo, e l'area davanti al meccanotessile,
allo stabilimento meccanotessile di Rifredi, è stata battezzata Giardino delle Officine Galileo. È un parco per ragazzi. Questa insistenza si vede agli ex galileiani che vivono nel quartiere. Io spero di non avervi annoiato troppo, vi ringrazio e se ci sono domande sono qui a rispondere. Il cancello funziona, però vogliamo fare un'inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità. Quindi ancora non è stato mai aperto, diciamo così, ufficialmente. Però c'è già stata fatta la strada di collegamento con la viabilità esterna e con il piazzale interno. Quindi il cancello è perfettamente funzionante. E sono stati rifatti i... Aspettate, vi ci riporto. Sono stati rifatti esattamente queste cose qui. Questo ingresso qui, con i due cancellini laterali, ci arrivo, ecco, no, non è qui, ma quella dopo, è quella dopo, eccola qui. Ecco, è stato rifatto questo ingresso qui, anche questo cancello l'abbiamo recuperato noi come signores, da un signore che non sa ancora... L'ho rintracciato perché ha detto nella lettera che ci ha mandato, dice quando lo installate verrò a prendere un caffè da voi. L'ho rintracciato e quando lo inaugureremo verrà a prendere un caffè da noi. È stato mancava solo il rosone con l'OG in cima che è stato rifatto in ottone. I cancellini laterali esattamente così. È veramente un bellissimo lavoro. Volevo... Prego? È perché le dimensioni di Campi Bisenzio sono meno della metà, molto meno della metà di quelle di Rifredi. Quando si andò là nell'80 ci dicevano ci si entra stretti e coi calzascarpe. Quindi tutto quello che non era immagazzinabile è stato buttato via. Non era politica aziendale. Cioè per la Galileo vendere qualcosa a un privato era un disastro. Era praticamente un disastro. Solo la questione della gestione. Ma fu rotto le macchine fotografiche, ma furono rotti dei microscopi in ottone che erano una bellezza. Ci fu solo, fortunatamente, fu salvato per opera del nipote di Martinez, ricordate Martinez? Il nipote di Martinez si chiama Franceschini, salvò quegli oggetti che sono andati poi al museo, perché per lui erano oggetti di famiglia, insomma. E quindi quel nucleo centrale, il museo si inaugurò con gli oggetti che questo Franceschini aveva salvato dalla distruzione, dalla rottamazione, se no viene rottamata anche quelli. Sì, purtroppo è così. Cioè, vendere una cosa, la gestione della vendita è tale che non ci si mettono a farla, capito? Prego? Sì. Mm-hmm. Te la stai? E se non ci sentisse, no, io guardi, per portare il telaio dentro, non le dico cosa fu fatto. Non dico che fu buttato giù i muri tipo il cavallo di Troia, ma quasi. Quindi un altro telaio non abbiamo assolutamente posto. Potrebbe sentire quello che ce l'ha venduto se lo può restaurare oppure se lo vuole lui. Si chiama Dio mio. Noi si fece una lotta di nulla per riuscire a averlo, solo che appunto fortunatamente si trovò, sa come andò, tanto per perdere tempo,
e veniva a visitare il museo l'allora amministratore delegato Giulianini. Ingegnere, dico, a me piacerebbe avere un telaio qui. L'anno dopo, io lo vedevo già in pensione, lo vedevo una volta l'anno quando c'era l'Open Day, dice, ingegnere, ma il telaio allora si potrebbe vedere? Il terzo anno mi fa, il telaio l'ha trovato, porca, mi ha preso, e lo trova subito ovviamente, solo e ci diede lui 3.000 euro, perché noi non potevamo acquistarlo, assolutamente. Sì. Non si prende la registrazione. Visto ha fatto questa excursus storico molto interessante, volevo sapere, ma non ha parlato dei rapporti delle officine con la ricerca, per esempio con l'Istituto Nazionale di Ottica, certo, che ce ne sono stati, immagino, certo. Io feci la tesi lì, certo. Che può dire qualcosa di rilevante a questo proposito? No, so che io non ho seguito molto la parte ottica. E so che sono stati fatti degli strumenti, ad esempio ne ho uno anche al museo in collaborazione con l'Istituto di Ottica. C'è stato i rapporti con Arcetri, per l'amor di Dio, con la Fondazione, con Ronchi, cioè questi rapporti ci sono stati. Io non sono stato a entrare nei dettagli perché anche non me li ricordo, ecco. Perché tutto sommato è la storia aziendale, non tanto. Certo c'è stata collaborazione con molti, Diamine. Sì, sì. Voglio dire, visto che abbiamo parlato molto di orologi, è interessante sapere che nel sistema GPS europeo, che si chiama Galileo, l'orologio è responsabilità della Galileo, anche se poi il cuore dell'orologio è svizzero, perché gli svizzeri gli orologi li fanno bene, volevo citare, e quindi questa storia di alcuni degli orologi, abbiamo un libro che qui abbiamo qui lo scrittore che ce lo presenta in 30 secondi. Dunque, praticamente in collaborazione col nipote del fondatore, insomma, di colui che dette continuità alla Galileo, cioè Martinez, che è già stato, di cui ha parlato già Romeo, e partendo dalle sue memorie abbiamo intrapreso delle ricerche. Chi? Allora, Romeo ovviamente sempre anche in prima persona, e Franceschini, Giacomo Franceschini, che è appunto il nipote, ed io, diciamo, aggregato inizialmente in posizione abbastanza arretrata, in quanto ero stato chiamato a occuparmi della parte elettrica dell'orologio Alfani, uno di quelli di cui si sapeva l'esistenza, che è quello dell'Oximeniano di Firenze. L'Oximeniano, questo orologio era andato parzialmente distrutto, erano state perse delle parti. Con Franceschini ci mettemmo, diciamo, a cercare di effettuare la ricostruzione del suo orologio. Io mi occupai della parte elettrica, che era ben poca cosa. Lui invece si occupò di tutta la parte meccanica. Questa cosa, diciamo, ebbe un eccezionale seguito, cioè quello del restauro completo e poi dell'installazione nel museo di Campi, e fra l'altro culminò con la donazione da parte dell'Oximeniano al museo di questo bellissimo esemplare, di cui Franceschini fra l'altro possiede in casa sua, come eredità Martinez, un altro esattamente no, c'è la parte elettrica nell'orologio Alfani di differenza, insomma. Ve la faccio breve, partendo da lì, domandandoci come, ma dico, la Galileo avrà fatto, la officina Galileo avrà fatto altri orologi. Conoscevamo quelli da Torre, ne conoscevamo diversi. Ci siamo attivati per vedere se ne riuscivamo a trovare altri. Beh, è venuto fuori tutta una serie di
ricerche su internet, su conoscenti, su amici, insomma abbiamo scandagliato tanti documenti sia diciamo nel digitale che nel cartaceo e insomma alla fine qualcosa è venuto fuori. Abbiamo trovato l'orologio di, a cui aveva già accennato Romeo, cioè quello a Predappio del Conte Campi, che era una variante, diciamo, realizzata sempre negli anni 1884-88, insomma, fine del 800, e da lì tutta un'altra serie anche di indagini che, tra l'altro, sono anche sfociate nella conoscenza più dettagliata di quello che è stato il pantelegrafo Caselli. Pantelegrafo, dicevo, sa c'entra gli orologi. No, niente, ci è venuta la curiosità, sempre partendo dalle memorie del Martinez, leggendo il libro delle memorie del Martinez, sono tutti argomenti e via via siamo, abbiamo scandagliato. Abbiamo fatto degli articoli, li abbiamo pubblicati sugli atti della Fondazione Ronchi, e questo vorrei dirlo con grande piacere perché la professoressa Laura Ronchi, diciamo, quando gli si parla della Galileo è sempre disponibile a pubblicare, diciamo, storia, tutto ciò che è storia della Galileo la è interessatissima. Avevamo quindi pubblicato questi articoli, abbiamo deciso poi di riunirli in questo libretto. E siccome erano, alla fine ci siamo accorti, non era l'intenzione di partenza, ma ci siamo accorti che erano tutti pendoli. E allora abbiamo deciso di fare anche una introduzione con quelli che, tutti i pendoli che siamo riusciti a trovare, in sostanza, integrato nel libretto con questa introduzione, questo argomento, e quindi da questo è scaturito il titolo Tutti i pendoli della Galileo, e qui ci sono, diciamo, tutti i documenti, tutte le storie che abbiamo scandagliato. Tra l'altro, l'unica che vi voglio accennare in maniera un pochino più dettagliata è quella della riscoperta dell'osservatorio di Quarto Castello, nel quale da una lettera avevamo capito che era stato installato un orologio della Galileo. Abbiamo ritrovato una cartolina che in effetti suffraga questa ipotesi, e a questo punto siamo riusciti, dopo varie richieste, siccome, diciamo, l'osservatorio è annesso alla canonica della chiesa di Quarto, Santa Maria Quarto Castello, siamo riusciti a chiedere, chiedendo al parroco, a farcelo riaprire. Questo, diciamo, questo sotterraneo dell'osservatorio non era stato più visitato da, diciamo, persone strane alla canonia, alla chiesa, diciamo, alla curia, anzi, per meglio dire, dal dopoguerra. Il professor Ferrari dell'INGV si è complimentato con noi per questa riscoperta, perché lui erano 30 anni che cercava notizie di questo osservatorio, non era riuscito ad arrivare a capo di niente. Qui ci sono le notizie anche di quello. Grazie. E qualcuno ha qualche domanda? Lo vendono. Ho delle copie disponibili a 10 euro. Questo perde. Andiamo sopra. No, pronto? Allora, io volevo chiedere se è al corrente, sicuramente sì, che negli anni 60 fu creato un distaccamento della Galileo a Doccia, a Sesto Fiorentino. Mi sa dire qualcosa di più specifico, perché mi riguarda personalmente? Che io sappia, facevano telai.
era un reparto di fabbricazione dei telai e pare che fosse uno dei migliori, a quanto si legge dalle memorie di un collega, fosse uno dei migliori dell'azienda come produzione di telai. Altro dire non so, però. Mio padre ha diretto quel distaccamento. E le volevo chiedere, ma è vero che fu creato originariamente come reparto Confino? Come reparto? Confino. Sì. Sì. Sì, sì, assolutamente. Infatti mio padre mi raccontava, e lui, essendo sì un comunista, però un uomo anche gradito alla dirigenza, fu mandato apposta per riuscire a rendere produttivo in un ambiente, sì, questo, sì, 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 questo, sì, distaccamento in un ambiente particolarmente, sì, sì. Io devo dire, sono rimasto ancora in contatto con quello che stava il più grande amico di mio padre, un operaio, un capo operaio sestese, Siro Sarri, a 95 anni, tuttora vivente. Siro, è lui che ha detto, era lui che ha detto che lui stesso era un birichino e fu mandato là, Siro, che non so nemmeno se è ancora vivo, Siro l'ho visto 3 o 4 mesi fa. Siro e mio padre Ciulli Pilade erano come fratelli. Ecco, appunto, Siro stesso ha detto che lui era un birichino, fu mandato là per punizione e dice si divenne il miglior reparto di telai dell'azienda. Infatti mio padre mi raccontava che Siro era il capo, insomma un po' informale così, ribelle degli operai. No, mi fa piacere che io non l'ho chiamato, perché tante volte chiami e tu scopri che la gente è morta. Mi fa piacere sapere che è vivo, lo chiamo per fare. Siro ancora una gran persona, fino a qualche mese fa era ancora vivo, io ogni tanto lo vado a trovare sì. Perché io sono andato a finire a Sesto Fiorentino, a 200 metri da dove lavorava mio padre, per in questo reparto, e credo sia stato aperto qualche anno, 7-8 anni o anche meno, non mi ricordo. E Siro lo portai quando uno degli ultimi Open Day, quello che si fece in produzione, mi sembra nel 2012, che mi costrinsero a organizzarlo io, lo portai proprio a vedere il museo e gli si diede una targa premio a Siro e a Donnini Leone. In questi giorni lo vado a trovare e glielo saluto. Certamente, mi conosce bene. Ma lo chiamo, ce l'ho sui riferimenti. Ripeto, non gli ho fatto le cose perché tante volte chiami e diceva non c'è più, allora fai anche figuruccia, insomma. Fa piacere sia ancora vivo. A questo punto mi tolgo un'altra curiosità, perché io se posso. Ho dei ricordi di mio padre. Mio padre mi disse, cioè, oppure mi fece capire che a un certo punto però la Galileo ebbe interesse a chiuderlo. Ma se questo reparto probabilmente sì, cioè probabilmente non rappresentava il core business aziendale, perché lo stabilimento di Campi in realtà fecero due stabilimenti, uno per le officine Galileo e uno per le officine Galileo Meccanotessile. Pare addirittura se ne fossero dimenticati, lo fecero all'ultimissimo tuffo, però li portarono là e non incominciarono nemmeno la produzione, la gente la ripresero, la portarono in azienda da quest'altra parte. In questo momento credo ci sia la Rifle come nello stabilimento ex Meccanotessile, e probabilmente è stato interessante chiuderlo perché non era il Corbi, cioè bisogna anche capire questo: una volta le aziende, tutte le aziende facevano di tutto. Oggi non è più così, o ti specializzi o esci dal mercato. Allora mio padre mi fece capire forse qualcosa un po' di diverso, ma io non ho nessuna certezza, che a un certo punto fu mandato dalla Galileo un qualcuno, cioè una persona che aveva proprio come mandato come il fatto di mettere in difficoltà. Di chiudere. Sì, perché forse non piaceva nemmeno politicamente, fosse diventato un reparto modello. È possibile. E mi fece un nome e cognome, mi ricordo soltanto il cognome, mi parlava di questo, di un certo ingegner Marolda. Marolda... Lei si ricorda? Me lo ricordo. Ci sta, è possibile. Sa, le politiche aziendali spesso ci passano sopra, ecco, non è che il dipendente riesce a capire la politica dell'azienda spesso e volentieri, quindi può darsi benissimo. Che si sia smesso di fare telai è probabile, anche perché gli ultimi telai erano già moderni, insomma facevano già i senza navetta, facevano il telaio ad aria,
avevano fatto un telaio ad acqua, con, insomma, quindi si era, erano andati avanti, ma poi evidentemente non è stato più il core business come gli altri, perché la durometria è stata abbandonata. Eppure, ripeto, continuano a fare durometri in un'azienda di Bergamo, è così. Quindi c'è stata sicuramente l'intervento dell'EFIM e poi di Finmeccanica, è stato un restringere i settori alla difesa e allo spazio, tutti gli altri li hanno segati, indipendentemente dal fatto che rendessero o meno. Mio padre fu richiamato in sede e andò all'officina Campione. Mm-hmm. Sì, sì, sì. Si chiamava Ciulli Pilade. Ha lavorato fino al 78. Conosco. Quindi, ha conosciuto mio padre. Sì, certo. Alla fine l'officina non è grandissima, insomma, no? Poi, specialmente, ora è abbastanza compatta. Prima c'era molta più dispersione. Prima era grande, partendo da via Taddeo Lerotti, arrivare fino a viale Morgagni, ce n'era di strada da fare. L'altro da vergognarsi. Senta, quando si arrivò a Campi Bisenzio eravamo 1800 persone e uno degli obiettivi, cioè per i quali il sindacato ha consentito a questo trasferimento, era di aumentare a 2023. Numero famoso, 2023. Famigerato, non ci siamo mai arrivati ovviamente, perché già 1800 non ci si entrava. Poi considerate che quando nel 95-96 la SMA fu incorporata in Officine Galileo, quante eravate? Ecco, su 500 persone. Quindi molti non vennero perché preferirono andare da altre parti, sia ben chiaro, perché il trasferimento a campo era abbastanza lungo. Quindi fate conto, 1800, 500, dalla OTE, che si è detto sono arrivati a 400-500 persone, fate tutte le somme, sono 800 persone adesso. Prego? 450. E d'altra parte è anche comprensibile, prima, ripeto, veniva fatto tutto in casa, dalla viteria in poi, ormai no. Prima si andava in officina e c'erano tutte macchine di tipo abbastanza manuale, con gli operai, poveracci, tutti zozzi, con la tuta tutta sudicia, piena di trucioli. Vai in officina adesso, trova le macchine a controllo numerico, tutte chiuse, il fluido, i trucioli rimangono tutti dentro, gli operai, che sono quasi tutti diplomati, in camice bianco, lì al computer e basta, fine del film. Quindi non c'è più nessuno. Insomma, ultimamente credo, domandai ai miei colleghi, dice, quanti siete in fabbricazione, cioè dove lavorano il truciolo, insomma. E dice, se si conta l'ufficio tecnico siamo 35. Immaginate che per la meccanica mi sembra che Officine Galileo sia una dei centri di eccellenza, come per l'ottica. È così, la tecnologia va in una direzione strana, se vogliamo. Anche l'ottica, centro d'eccellenza, sì, ma cosa si fa di ottica? Si fa mica più niente. Cioè, in un cannocchiale c'è un monte di vetro, per intendersi, in un congegno ottico. Oggi i congegni ottici, no, anche per il puntamento, non ci sono più, perché usano camere termiche o telecamere, e c'è 2 o 3 vetri, non c'è nulla dentro come vetro. Cioè l'elettronica ha preso il posto di molte altre cose. Certo, sono diventate piccoline, logicamente. Le dimensioni, quindi chiaramente non c'è più necessità di grandi lavorazioni ottiche. Se qualcuno qui si ricorda un P56, il P56 era una macchina che dava lavoro a tutta l'officina, tra meccanica, ottica, elettronica, ma ormai non è più così. Quindi anche quando si dice manodopera, come mai cala l'occupazione? Cala l'occupazione, certo che cala l'occupazione. Quello che prima faceva 10 persone, ora lo fa in una. Ecco com'è il discorso. Altra domanda? Penso si sono annoiate abbastanza. No, perché sono le 11.
Allora ti ringraziamo, facciamo un applauso, è stato veramente utile. E quindi ricordiamo, ecco, per visitare il museo come si fa? Bisogna parlare con te? Basta parlare con me. Sì, per visitare il museo basta attraverso uno che mi conosce e contattare me. Sì, noi ci abbiamo.